Le affermazioni del ministro De Micheli sono molto gravi. Le affermazioni contro la strada non sono solo contro la strada Vigevano-Malpensa, ma sono contro Vigevano e contro tutto il territorio. Vigevano che ancora una volta nelle recentissime elezioni ha premiato chi si è da sempre dichiarato favorevole a queste infrastrutture, in generale a tutte le infrastrutture, e ha bocciato sonoramente chi invece a questa infrastruttura si oppone. Chi l'ha sempre fatto in maniera molto palese, come i 5 Stelle, e devo dire anche chi come il PD, che questa campagna elettorale ha tenuto una posizione non chiara e non precisa, e abbiamo capito perché, perché oggi il ministro sostanzialmente rompe tutti gli indugi e rivela la verità, quella che è sempre stata. Ci sono delle forze politiche che non vogliono lo sviluppo del nostro territorio. È arrivato il momento in cui non possono più nascondersi dietro i ricorsi al TAR, perché come sapete l'ultimo ricorso al TAR era per una questione formale che il Ministero aveva già, come dire, dato avvio per risolverla, e a questo punto il re è nudo. PD e 5 Stelle sono contro l'infrastruttura. Quello che è vergognoso è che dicano di parlare a nome del territorio. Dicono che si deve realizzare e pensare un nuovo progetto perché non condiviso dal territorio. No, il progetto è condiviso dal territorio. Ha passato un iter lunghissimo e complicato ed è voluto dal territorio. Il territorio che non lo vuole è forse un 5%, per dare un numero abbondante, di cittadini di territorio che si dichiara contrario all'infrastruttura. Voi dovete spiegarmi se in una democrazia il 5% può opporsi al volere della maggioranza, perché tutti i comuni della tratta sono favorevoli a queste infrastrutture. Allora è vergognoso che un ministro si ponga a capo di una minoranza con un progetto che è stato sonoramente bocciato già in altri incontri che sono stati fatti sia in ANAS che al Ministero. Quindi siamo stufi. Adesso finalmente sappiamo chi sono i nemici da combattere. Sappiate però che chi vuol far fallire questa infrastruttura è nemico dello sviluppo di Vigevano e di tutto il territorio lomellino. Noi faremo di tutto assieme ai comuni della tratta, quindi ad Ozero, ad Abbiategrasso, a Magenta, a Robecco, insomma tutti i comuni che sono favorevoli a questa infrastruttura per combattere la battaglia fino in fondo, perché questa è un'ingiustizia. Siamo pronti ad arrivare a percorrere qualsiasi strada. È veramente un'ingiustizia, non esiste nessun progetto alternativo, quindi noi non ci arrenderemo. Siamo arrivati alla battaglia finale, si dovranno però prendere la responsabilità di affossare il progetto. Sappiamo tutti chi sono i nemici di questo territorio. Lo ripeto ancora una volta, dei 5 Stelle sapevamo, oggi sappiate, cari cittadini, che il ministro, il PD, è contro lo sviluppo del territorio, tra l'altro in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Faccio un invito al ministro De Micheli. Venga qui sul territorio, non ascolti le sirene, chi dal territorio le racconta cose non vere. Venga qui sul territorio, venga con noi a percorrere questa strada, venga a parlare con le realtà produttive di Vigevano, della Lomellina e dell'Abbiatese. Venga su questo territorio, visto che non ha avuto neanche la decenza di riceverci in qualche settimana fa, quando i sindaci del Comitato Lessi hanno chiesto la possibilità di parlare con lei o con qualche funzionario. Venite qui sul territorio prima di prendere una decisione così avventata. La invito pubblicamente a venire sul territorio e provare a dire ai cittadini di questo territorio che lei è contraria all'infrastruttura. Poi, quando vedrà le reazioni, allora capirà chi la sta prendendo in giro e chi le sta facendo fare una scelta antidemocratica e contro un territorio importante come quello di Vigevano, della Lomellina e del Magentino Abbiatese.